Benvenuti ad Italian Wine, il programma di Stile Italia TV dedicato al meglio del cibo e dell'enogastronomia italiana. Oggi voglio presentarvi un'importante novità destinata a cambiare radicalmente il modo di comunicare e di conoscere il vino. Una novità che trasformerà una semplice bottiglia come questa in una vera bottiglia parlante. Normalmente per conoscere un vino abbiamo a disposizione una semplice etichetta e una altrettanto semplice retroetichetta. Un po' poco per conoscere il grande vino contenuto in questa bottiglia, molto poco per conoscere l'azienda, il produttore, il territorio. Immaginate di essere in un'enoteca, davanti a voi decine di bottiglie, diverse tipologie di vino, diverse aziende, diverse annate. Come scegliere il vino giusto per un regalo o per una cena importante? Sarebbe bello se una bottiglia potesse parlarci, se il produttore stesso fosse qui, come io in questo momento, attraverso un video, a raccontarci il vino, a guidarci in una degustazione virtuale, raccomandarci i giusti abbinamenti. Tutto questo oggi è possibile attraverso una tecnologia sviluppata con successo in Giappone e importata in Italia da un'importante azienda. È il QR Video Code, un piccolo codice, poco più grande di un francobollo, che si attacca sulla bottiglia come una normale etichetta. Come funziona? È molto semplice. Prendiamo un cellulare, uno smartphone, come ad esempio il mio iPhone, ma vanno bene Motorola, Samsung, Nokia, qualsiasi smartphone. Meglio ancora se disponiamo di un tablet come l'iPad o come il mio Samsung Galaxy. Dal nostro cellulare apriamo un'applicazione che si chiama Enigma. Inquadriamo il nostro QR video code come se per scattare una normale fotografia ed ecco che parte un video, una presentazione del vino, una piccola degustazione virtuale condotta direttamente dal produttore. Castignani, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Fattoria del Cerro. Il vino nobile ovviamente non viene prodotto solo nella versione annata, ma anche nella versione riserva e selezione antica chiusina. Molti di voi avranno visto codici simili a questi su riviste, su pubblicità, su alcune bottiglie di vino. Sono i vecchi QR code. Codici apparentemente simili al QR video code, simili esteticamente ma completamente diversi nei contenuti. Per esempio, proviamo a inquadrare questo normale QR video code. Come vedete, approdiamo a un sito internet che possiamo navigare, vedere, leggere, ma con molte difficoltà. Col QR video code invece accediamo a un vero video che può essere realizzato in diverse lingue e può consistere in una presentazione del vino, una degustazione virtuale, la presentazione dell'azienda, tutto direttamente dalla voce del produttore. Grazie al QR video code ogni bottiglia da oggi sarà una bottiglia parlante, in grado di raccontarci il vino, di presentarci l'azienda, di farci vedere il produttore e di farci entrare direttamente nella cantina. Per il momento è tutto, io vi aspetto alla nuova puntata di Italian Wine, qui sempre su Stile Italia TV.